Pierre Lemaitre non poteva mancare nel seminario. Pierre Lemaitre è uno dei miei autori preferiti, è un francese, famosissimo in Francia, ora sta acquisendo una certa notorietà anche in Italia. Per Mondadori ha pubblicato una trilogia di gialli, thriller, tra questi c'è anche Alex, forse quello che ha avuto più successo. Poi ha pubblicato un romanzo, Ci rivediamo lassù, che in Francia ha vinto parecchi premi. In Italia ha pubblicato anche L'abito da sposo, uscito per Fazi Editore. Sinceramente è uno dei miei preferiti tra i suoi libri. Una delle caratteristiche di Lemaitre, giallista, è che vabbè, la sua scrittura è comunque molto serrata, molto avvincente. Non si dilunga in strane descrizioni, però nello stesso tempo riesce a scavare nei suoi personaggi. La cosa bella di Lemaitre è che il lettore non si sente mai al sicuro. Mi spiego. Si può arrivare a un certo punto di un libro di Lemaitre, poi da metà in poi accorgersi che in pratica non abbiamo capito nulla, perché Lemaitre ci fa rivedere tutta la storia da un altro punto di vista. Succede in diversi libri. L'abito da sposa mi è piaciuto molto perché è la storia di Sophie, questa babysitter trentenne, viene da dire un po' disturbata, tende a dimenticarsi le cose, a vivere quasi una doppia identità. Una sera fa da babysitter a un bimbo, Leo, che la mattina dopo viene trovato strangolato. Ovviamente è lei la colpevole. E quindi inizia la fuga di Sophie per tutta Parigi. Il lettore segue Sophie, tutte le sue ansie, le sue paure, i suoi timori, i suoi tentativi di mimetizzarsi, di scappare. E nello stesso tempo Lemaitre riserverà al lettore non poche sorprese. E soprattutto quello di farci vedere questa Sophie, la vita di Sophie, anche sotto un altro punto di vista. Non svelo altro perché è un delitto, soprattutto per chi legge gialli. Vi consiglio veramente solo di cercarlo e di leggerlo. Questo L'abito da sposo di Pierre Lemaitre, tradotto da Giacomo Cuva, edizione Fazzi.